Eccoci qui, anche oggi siamo partiti in direzione Assisi. Anche oggi la giornata non è delle migliori, però bisogna prendere quello che è. Siamo nella pianura padana. Ora facciamo un po' di benzina per la pepa perché ho un po' di sete. Saliamo in autostrada in direzione Mestre e da lì usciremo e prenderemo la strada statale Romea in direzione Ravenna. Speriamo di vedere il distributore, perché sennò qua non facciamo benzina, eccolo qua. Se vi piacciono i nostri video, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Grazie. Adesso saliremo in autostrada al casello qua di Godega di Sant'Urbano. La temperatura è di 2 gradi. Cerchiamo di stare attenti alle linee bianche, che con queste temperature sono insidiose, ma la Pepa con le scarpette nuove non ha paura di nessuno. Speriamo. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oh, non si vede neanche il casello. Siamo arrivati a Mestre, qui la temperatura si è alzata un pochino. Ci sono 4 gradi, però la nebbia è un po' più fitta. Ragazzi, siamo arrivati a Ravenna. Sembra che sia cambiata la stagione, perché fino ad ora c'era un muro di nebbia. Fra poco dobbiamo fermarci a far benzina perché siamo quasi in riserva. Se non altro c'è tornato il sole. C'erano dei lavori in corso sulla strada principale e così ci facciamo queste due curvette in serenità. Anche se non ci conosciamo, è piacevole fare qualche chilometro affiancati a un'altra moto, questo pezzo di strada che diventa un po' noioso. Se non ci fosse la foschia si vedrebbe da qua, sì, sicuramente. Se è quello lassù. Guarda che figata! Un gatto viziato vive qui. Ragazzi, siamo arrivati ad Assisi ed ora andiamo a vedere la Basilica di San Francesco. Era quando ero piccolo che volevo venire in questo paesino ed ora ci siamo arrivati. Bellissimo.
impressionante. Fortunatamente, ma anche è giusto, non ci hanno lasciato filmare all'interno, però bisogna che una persona venga e veda con i propri occhi cosa c'è. È una cosa impossibile da spiegare, bisogna vederla di persona. Sei contenta che sei venuta qua? La giornata di oggi era iniziata un po' triste, ma ora che stiamo camminando nella storia è cambiata completamente. Adesso ci facciamo una passeggiata qua in centro del paese, che è veramente spettacolare. Che spettacolo! Stiamo facendo la pulizia della strada con la lingua perché siamo un po' vestiti un po' tanto. Siamo partiti che c'erano 2 gradi e qua ce ne sono 22. È un po' da morire con la giacca. Veramente spettacolare il tuo paese. Adesso poco bene, veramente ce ne sono una sopra l'altra, questa qua che si vede in alta e sotto c'è l'entrata di quella bassa, qui di fronte a noi. Adesso entriamo dalla porta dei Cappuccini e andremo verso la Rocca Maggiore. Abbiamo espiato a lungo, però questo strappo valse la pena perché guardate dove ci ha portato. Nella Rocca Maggiore sopra Assisi. Adesso ci facciamo altri 2 passi, anche 5, e intanto andiamo sul Belvedere, che è la zona panoramica della rocca. Qui sotto di noi non si vede molto perché c'è un po' di vegetazione, ma c'è Assisi. Finalmente hanno aperto la Rocca Maggiore e adesso entriamo e vediamo com'è. Ma cosa ci sarà dentro per quel buco? Ma oh, un'altra Paola! Non ti suicidare, ti porto a casa, sì. Ed ora si entra. Sono partito in sesta, ormai faccio tutta la scala. Ho visto San Giovanni Arcangelo. È proprio il castello delle torture. Io dovrei passare per questo buco qua che neanche la pancia ci passa.
qua giustamente c'è una strettoia. No, è tutta così. Aspetta, devo imparare a camminare su un granchio. Certo. Passato. E qua ci rimarrò incastrato. Là. Quello là è proprio un pertugio molto stretto. Prima siamo arrivati lassù. Adesso abbiamo finito la vista del castello, un po' spoglio ma bello. Adesso usciamo e decidiamo cosa fare. Ragazzi, abbiamo trovato da dormire in un posto un po' fuori dal mondo, però è una figata sta storina qua. Un rallentatore, cazzo, cosa ci fai in una strada del genere? Sono solo buche e serviva anche il rallentatore. Magari c'era una strada più bella per arrivarci. Sì, ragazzi, la Paola è morta, ma dopo la risusciteremo con qualche colpo in testa. Siamo arrivati nella nostra cameretta, un posto economicissimo, perché con 40 euro più cena più colazione arriviamo a 90 euro in due persone. Mi sembra più che economico e il borgo è molto bello. Dopo lo metteremo anche nella descrizione dove ci siamo fermati. E intanto ci facciamo una doccetta, perché da 2 gradi di questa mattina siamo arrivati a 21 gradi di adesso. Un salto che ci ha ucciso. Ci vediamo dopo che faremo un giro in paese. Questi paesi sono veramente spettacolari perché sono ricchi di storia, hanno dei centri storici molto molto caratteristici. E signora Paola, lei dove va così di corsa? In salita. Ma aspetti anche il vecchietto. Guardate che bello. Adesso partiamo da questo paesino, ritorniamo ad Assisi per fare l'ultimo giro. Yeah,